E bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi bentornati. Da oggi si ritorna attivi al 100% perché abbiamo finito il trasloco, abbiamo finito tutto quello che dovevamo fare. Come vedete c'è una nuova piccola location, però vi ho fatto una promessa: se questo canale cresce, se questo canale diventerà sempre più grande, faremo uno studio come si deve, uno studio adatto. Ma prima di tutto avevo bisogno del vostro supporto con il mi piace, commento e l'iscrizione. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale. Altra cosa importante, abbiamo un secondo canale, The One TV Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio. Abbiamo anche dei canali social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Allora, partiamo. Come in casa Juve è cominciata anche la rivoluzione nella parte dirigenziale. Già abbiamo perso Tognozzi, che a dicembre ha deciso di lasciare la Juve, l'ex Genoa, e andare a fare il direttore sportivo al Granada. A dicembre dello scorso anno è caduto tutto il CDA, si è formato un nuovo CDA, c'è un nuovo presidente, Ferrero, poi c'è un nuovo amministratore delegato, Scaravino, e così via. E invece a giugno era arrivato Giuntoli. Però la rivoluzione di dirigenza Juve non è finita qui, perché in quest'estate ci sarà davvero una svolta totale. È il momento che Giuntoli vada a prendere i suoi uomini di fiducia. Da una parte diciamo addio a uno, secondo me, uno dei direttori sportivi più bravi in circolazione, Giovanni Manna, che ha deciso di accettare, almeno secondo tanti informati, tanti esperti di calcio, la corte di De Laurentiis. Poi io non riesco a capire, De Laurentiis qualche mese fa era uscito fuori con la notizia: se sapevo che Giuntoli tifava Juve, l'avrei cacciato prima. Prima di tutto che non è stato De Laurentiis a cacciare Giuntoli, però Giuntoli gli ha chiesto di andare via. Punto 1. Poi l'altro punto qual è? Come tu ora vai a prendere Manna, che è tifosissimo della Juve, e il tuo sogno qual è? Come allenatore Antonio Conte, altrettanto tifoso della Juve? Però abbiamo capito che De Laurentiis è come gira la bandiera. Però secondo me il colpo Giovanni Manna a Napoli è un grandissimo colpo, perché Giovanni Manna è uno degli esperti, secondo me, migliore a cercare i talenti, soprattutto sui giovani. È un colpo. Io dico di sì. Poi Giovanni Manna perché ha accettato la corte di De Laurentiis? Perché a Napoli andrà e avrà pieni poteri. Qui alla Juve è il braccio destro di Giuntoli, comanda, però non comanda tanto. Invece a Napoli sarà lui a decidere tutto, da chi sarà l'allenatore a quale giocatore andare a prendere. Poi un conto è capire se riuscirà a collaborare con De Laurentiis, perché sappiamo benissimo che De Laurentiis è uno che vuole avere sempre l'ultima parola. Però a oggi possiamo dire se decide di prendere Manna perché gli dà pieni poteri. E allora la Juve si trova scoperta, perché già ha perso Tognozzi a dicembre, che è andato al Granada. No, la Juve, soprattutto abbiamo capito anche che un altro dei pezzi pregiati che può andare via sarà Cherubini, che lo vuole anche lì una squadra che sta per salire in Serie A, il Parma, che sta dominando la Serie B, e vuole costruire la sua dirigenza con Cherubini al capo. E qui Cherubini secondo me accetterà, prima di tutto perché Cherubini è a scadenza di contratto, non è più colui che comanda in casa Juve, e decide di andare a Parma e prendersi e mettersi noi in gioco, soprattutto tornare a comandare. Secondo me Cherubini farà bene, abbiamo visto che alla Juve ha fatto davvero, davvero bene. Ma Giuntoli non sta fermo, perché oltre, secondo me, a fine stagione diremo addio ad Allegri, perché se viene dati pieni poteri a Giuntoli, tu a Giuntoli lo devi giudicare per tutto, anche per gli uomini che mette. Ha già chiuso l'accordo con Giuseppe Pompilio, ex braccio destro al Napoli, arriverà a Torino già da giugno. Poi gli altri due nomi, sempre di sfonda Napoli, sono Miceli e Mantovani, però sono due nomi abbastanza difficili che possono arrivare alla Juve, perché De Laurentiis non si priverebbe. Però anche è vero che il rapporto con Giuntoli è abbastanza buono, no, anche ottimo, e De
e tutte e due, se arriverebbe l'offerta da Juve, secondo me la vorrebbero accettare. Però il vero colpo è il nuovo direttore sportivo, viene direttamente da Pisa, sarà Stefano Stefanelli, che è il direttore sportivo del Pisa. Dicono che io sinceramente non lo conosco, però i buoni informati, chi lavora sul campo e soprattutto a notizie del calcio, cioè Pisa, dice che è un ottimo conoscitore di talenti. Ricordiamo che ha voluto anche Barbieri, giocatore della Next Gen di Juve, che sta facendo abbastanza bene anche lì. E qualche talentino la Juve ce l'ha in giro per l'Italia. E possiamo dire che i volti nuovi della dirigenza Juve sono Giuseppe Pompilio, che verrà sicuramente a Torino. Poi Stefano Stefanelli del Pisa, come nuovo direttore sportivo al posto di Giovanni Manna. E poi gli altri capo scout sono Micheli e Mantovani. Qui la vedo più complicata, che possono raggiungere Giuntoli a Torino. Però Giuntoli sta facendo di tutto per far arrivare uno dei due, o Micheli o Mantovani. Invece Pompilio, possiamo dirlo che è già della Juve, al 1 luglio già può lavorare benissimo per la Juve. Vedremo in che ruolo, ma soprattutto è il momento che Giuntoli comincia a fare Giuntoli, comincia a prendere decisioni. E dopo la decisione più importante che Giuntoli deve prendere, perché anche è vero che noi quest'anno Giuntoli non lo possiamo giudicare perché ha fatto poco mercato, perché è arrivato quando Milik è stato confermato, Rabiot è stato rinnovato, o l'unico giocatore acquistato era Timothy Weah, c'era poca manovra di mercato. Il colpo che ha fatto, l'unico colpo che ha fatto Giuntoli è stato Alcaraz a gennaio, però ha preso anche Jalò. Però Thiago Giroud ancora non l'abbiamo visto perché deve recuperare dall'infortunio. Per me Alcaraz, per quel poco che abbiamo visto, è un ottimo giocatore, deve avere la continuità. Poi ognuno può dire sì, l'ha pagato troppo, l'ha pagato poco, vediamo alla lunga. Secondo me a fine col Southampton si metteranno al tavolino per parlare un altro anno di prestito per valutare meglio il giocatore, perché ha avuto quasi un mese di stop. Però Giuntoli sarà giudicato, oltre che dai uomini che porterà, soprattutto se deciderà di tenere Allegri oppure no, perché quest'anno si è trovato Allegri e non aveva la forza per cacciarlo. Ma se quest'anno prenderà Allegri, decide Giuntoli di confermare Allegri, perché se tu confermi Allegri devi rinnovare il contratto. Senza rinnovo non avrebbe senso tenere giù Allegri. Ma se tu tieni Allegri, dal prossimo anno in poi sarà giudicato anche Giuntoli dei risultati di Allegri. Io mi auguro che ci sia un cambiamento, come c'è un cambiamento in dirigenza, secondo me ci dovrebbe essere anche un cambiamento in panchina. Poi è da capire chi vuole restare nella Juve e chi no, perché anche in mezzo ai fragili giocatori si deve prendere una decisione, chi è davvero da Juve e chi no. Comunque, da oggi in poi torniamo in pianta stabile, torniamo a pieno regime, vedremo quanti contenuti usciranno in giornata, però per il momento siamo qui e ci dovete aiutare a crescere come canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao! E iscrivetevi alla The One TV e forza Juve sempre!